Il presidente della DSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi, ai microfoni di Alice Channel. Puntiamo allo sviluppo delle autostrade del mare e Ravenna sarà il capolinea nord della tratta verso il mezzogiorno. Presidente, avverte una diversa coscienza sulle realtà portuali italiane? Sicuramente c'è una diversa coscienza e credo sia stata determinata anche da un sensibile cambio di passo dell'approccio governativo e parlamentare ai temi tradizionali della portualità italiana e col valorizzare molto l'aspetto della sostenibilità ci sta generando una diversa coscienza soprattutto ambientale, ma non solo quello. Credo che stiamo recuperando una nostra identità portuale. Abbiamo colto nell'impegno del piano nazionale di ripresa importante del governo, delle forze politiche nei confronti dei porti e questo ci dà anche una coscienza della responsabilità e dell'importanza del lavoro che facciamo. Quindi sì, c'è una diversa coscienza per tanti aspetti nella portualità italiana. Senta, intermodalità vuol dire anche andare oltre quello che erano gli schemi classici della portualità italiana. Ravenna è proprio candidata a ritagliarsi un ruolo ben diverso da quello del passato ed è molto proiettata verso il futuro. Abbiamo fatto una scommessa importantissima sulla portualità, è una scommessa che vinceremo. Abbiamo scommesso sull'approfondimento dei fondali, sulla realizzazione di nuove banchine, sulla realizzazione di due nuove importanti stazioni ferroviarie direttamente in porto, sullo sviluppo delle autostrade del mare. Quindi direi che il concetto di intermodalità lo abbiamo assimilato bene, lo stiamo interpretando. Devo dire che siamo anche molto avanti, nel senso che non sto parlando di più di idee ma di progetti in fase di realizzazione, di bandi già sul mercato, di progetti in esecuzione, quindi credo che Ravenna si stia muovendo nella direzione giusta. Abbiamo appena approvato il piano operativo triennale che prevede a carico dell'autorità portuale 880 milioni di investimenti nei prossimi 3 anni e sono tutti investimenti per lo sviluppo del sistema intermodale. Una grande attenzione sarà per noi sulle autostrade del mare perché Ravenna è e deve confermare e consolidare il suo ruolo di capolinea a nord di una importante direttrice destinata, quella nord-sud, destinata a dare un contributo fondamentale a questo nuovo approccio sostenibile, moderno del trasporto delle merci che sono le autostrade del mare.